Pasteur, per esempio, il più prestigioso degli scienziati francesi, ha confessato alla fine della sua vita che non era stato credente se non a causa del contagio familiare e sociale e che aveva perso progressivamente ogni credenza religiosa. Allora, io condivido abbastanza il fatto che una religione è abbastanza qualche cosa costruita da qualcuno magari e poi tramandata a degli altri qualcuno che a loro volta per mantenere, io credo, potere e ricchezza naturalmente giocano sulla mente delle persone. Questo credo sia uno dei crimini, se questo è vero, sono uno dei crimini peggiori che si possa fare. È il crimine peggiore. Allora, che questo sia, che possa succedere alla religione cristiana non lo so. Certo, se la religione cristiana è l'unica giusta, supponiamo, allora queste cose, questi crimini succedono in tutte le altre religioni, perché ci sono uomini che si sovrappongono a degli altri uomini insegnando a loro e condizionando le loro menti e il loro modo di vedere. Un po' no? Tu. Ecco, e allora, siccome che questo gioco non lo fanno un po' tutte le religioni e tutte dicono che hanno la verità, ecco. Noi abbiamo sempre detto che abbiamo libertà. E allora verità. Io non dico di liberare il mondo dal cristianesimo, dico di liberare il mondo da questa situazione, perché è bene che a questo punto le religioni si confrontino. Ma guarda che è quello che stiamo tentando di fare, se siamo in contrapposizione. E che dicono onestamente se tutte quante diciamo la stessa cosa o siamo tutte false, esatto. o ce n'è una di giusta, insomma a un certo punto... ho capito il concetto. Ma è logico, sì, capito? Sì, ma infatti è logicissimo. Perché io non dico che non possono dire ognuna che sono nel giusto. Però nello stesso modo loro tra le religioni arrivano ad accusarsi per difendere ognuno i propri interessi. Certo, e poi si sparano. E poi si sparano, esatto. E questo è inevitabile, perché poi certo non proprio guerre di religione pure e sante non ce ne saranno, ma la religione poi sappiamo come entra nella politica, negli interessi, e quindi c'è sempre una parte anche di come si può dire, di incitamento da parte della religione certo. Per fini politici di interesse, no? Ecco, allora questo gioco, se lo abbiamo smascherato, io credo è già un passo grande che ha fatto l'umanità, è già un passo grande e dobbiamo farlo mentalmente. Resistono con le unghie. Ecco, non si è onesti con se stessi. Naturalmente il cristianesimo è una religione che ha fondato non solo il proprio impero sulle cose non fatte in modo corretto, l'ha fondato anche su persone che ha dato la vita e che è vissuta, come si può dire, coerentemente fino alla morte e ha accettato la morte Sai com'è la definizione del cane? Cioè, cosa significa quando tu chiunque insomma usa il termine tu sei un cane in senso dispregiativo? Sì, l'affermazione è un... Comunque te lo dico io cosa significa. Il cane ha delle caratteristiche sotto alcuni aspetti, no? Sì. Cioè, lui combatte duramente per la proprietà del padrone, fino alla morte, però se il padrone lo prende a calci, lui piange, capito? Sì. Cioè, questo è l'atteggiamento, esistono delle persone che hanno questo modo di essere, per cui sono disposte a morire per la religione, però se il Papa le scomunicano, piano arrivano in ginocchio. Sì, capisco. Cioè, è un effetto psicologico molto... Sì, ma è importante anche sottolineare queste cose, perché allora possiamo vederci attraverso questi tratti, no? A vederci dentro a un certo tipo di istruzione religiosa, come poi diventiamo, esatto. Soprattutto, no? Ecco, però anche questo ripetere la parte di Einstein e dire appunto che... pensare un Dio insomma un po' come lo pensiamo noi, no? Con la nostra fragilità umana, e soprattutto pensare che poi qualche cosa di noi sopravviva dopo la nostra... dice che questa opinione nasce per paura o per il ridicolo egoismo. Allora, è un assurdo, perché le religioni, all'interno della religione uno dovrebbe trovare una soluzione alle proprie paure, no? Dovrebbe, sì. Io sinceramente l'esperienza che porto è che quando ho fatto esperienza veramente forte, ero all'interno della religione cattolica, ero pieno di paure, sinceramente. Non so se per fragilità psicologica, umana mia, oppure perché non ho elaborato bene il messaggio cristiano. Credo che sia in timore e tremore di Kierkegaard o un altro, o qualcuno che gli assomigli, che a un certo punto il terrore consiste nel chiedersi se si è servito bene Dio. Beh, piuttosto io lo vedevo più come un giudice, cioè mi accorgevo che mi riconoscevo alle volte quando uscivo un po' da queste leggi, da questi comandamenti, e allora mi aspettavo certamente non un Dio quasi che mi
Perché vedi, il mio problema è sempre stato capire quanto è misericordioso Dio, e quindi che può perdonare così gratuitamente, e quanto invece è giusto, perché poi loro, i preti, non sono mai riuscito a capirlo molto bene, perché esistendo il paradiso, purgatorio, inferno, ti fanno vedere anche un Dio che a un certo punto, se tu sbagli, ti castiga. Perché loro lo usano soggettivamente, no? Cioè, ogni prete deve rinnovare Dio. Esatto, però poi ti dicevano che anche di fronte al peccatore che si pente è misericordioso. Quando uno è cattivo, cioè se il peccatore è determinato, e vado al prete e dice: se tu io ti spacco la faccia, allora il prete dice che Dio è misericordioso. Ma se il peccatore è un poveraccio, è uno che non ha forza, allora il prete davanti a questo peccatore diventa il portatore di un Dio crudele. Un prete un giorno, io ero in confessione e avevo confessato dei peccati normalissimi, no? E mi ha detto che Dio poteva castigare, punire me attraverso, magari, non so, mandando delle malattie, mandando delle punte, delle qualche cosa ai miei figli, per cui attraverso la sofferenza innocente dei miei figli io riscattavo la mia cosa. Allora, da quel punto io non sono più andato a confessarmi. Marco, posso una cosa? È stata una cosa terribile. Io sono andato a casa a piedi, perché avevo la chiesa vicino, e camminando ero veramente andato fuori di testa. Sono arrivato a casa, mi sono seduto e per un'ora non più. Marco, posso dirti Marco, dimmi. Scusa. Ricorda che il Dio dei cristiani perdona i peccati, non i peccatori. Di conseguenza sei sempre fregato. Ecco, forse questa è un'altra spiegazione a quelle che erano le mie incomprensioni. Perciò c'è il rischio che loro possono perdonare così tuo peccato, però come peccatore ti posso mettere così in questo momento. Ecco, però sono passato dal credere in modo così gratuito e facile, capì? Sono passato invece a una fase più critica, una fase più. E però nonostante tutto non è che ho fatto tanta strada. Vi ascolto per aria, grazie. Benissimo, ciao, grazie. Sì, vai pure Claudio, casomai dopo. No, allora, ricordo il numero telefonico per intervenire, che è 049-700-700. No, Marco ha detto alcune cose, allora io torno a ripetere. Per i monoteisti possono essere perdonati i peccati, non i peccatori, proprio perché il loro scopo è quello dell'annientare l'uomo, annientare qualsiasi persona, annientare l'essere umano, proprio perché i peccati sono delle cose, sono delle azioni che una persona può compiere e terminano nel tempo. Il corpo umano ha una vita, di conseguenza è quello che loro va annientata, perciò potendo annientare appunto la persona possono farlo, e di conseguenza loro, i roghi li potrebbero benissimo fare, le streghe le hanno appunto perdonate i loro peccati o i loro errori, ma non certo la strega. Il discorso ad esempio delle religioni, il paganesimo non è una religione e non è mai stata una religione, è sempre stata una forma di religiosità, cioè è una forma con cui le persone si manifestano. Il fatto ad esempio, faccio un esempio concreto, ad esempio il discorso del potere sulla vita. Non sempre il paganesimo, la stregoneria vuole dominare la vita. Infatti basta pensare che ad esempio nelle forme di paganesimo africano lo stregone che sbagliava veniva punito con la morte, cioè nel senso proprio veniva ucciso se commetteva un errore che poteva portare danno alla persona che lui doveva aiutare. Perciò, torno a ripetere, il paganesimo ha sempre avuto... Mi sono convinto che chi studia tanto meglio studia l'ignoranza. Ora Pio. Molto bene. Sì, questo qua è stato un intervento estemporaneo, molto, molto coraggioso, perché è molto facile dare degli ignoranti agli altri. Sì, specialmente quando si gioca a mettere in ginocchio i più deboli, quando si fanno sacrifici umani sui bambini, specialmente quando si torturano le persone indifese. Ricordiamo che fra poco arriverà in Italia Madre Teresa di Calcutta, che per me è solo una miserabile, che ha costruito dei campi di sterminio in India, così almeno i morti muoiono nei campi e non muoiono per strada e la gente si pulisce la coscienza. Per me è una cosa aberrante, comunque ognuno faccia il suo giudizio. Sì, quello che io voglio anche dire è che noi non pretendiamo alle persone di imporre un punto di riferimento o di imporre un qualcosa. Signor Giovanni. Pronto? Dimmi. E chi è che la cagata chiamare Teresa di Calcutta è un lago? Io sono un lago, ti fino all'arva, non larghe. Perfetto. Aseno, aiuta tipo reti come qui a crepare? Molto bene. Abbiamo sentito il nostro Giovanni che vuole difendere i campi di sterminio. Il problema è questo. Se in una situazione sociale, in un popolo, in un paese, fermo un attimo le telefonate, c'è miseria e si sta male, per noi pagani e stregoni
si devono modificare le cause affinché si stia bene. Quando si prendono gli ammalati e si nascondono, questo per noi è aberrante. E le denunce non vengono solo da noi, vengono anche dall'Inghilterra e dai medici che assistono i poveracci. Sì, mi basta pensare che ad esempio, parlato per dire, un personaggio... Ma... Sì, buonasera. È la radio. Sì? Radio Gamma, dimmi. Io volevo dire una cosa. Ha telefonato prima un signore che si chiamava Marco. Sì? Io volevo consigliarli, siccome aveva il problema del Gesù giudice o Gesù misericordioso, di leggere il libro di Suor Faustina Kowalska, che parla di Gesù misericordioso, perché è un'opera bellissima e c'è proprio Gesù misericordioso. Va bene. Ok. Penso che abbia sentito. Ok. Saluti. Cioè, il problema non è tanto quello di leggere un libro Gesù misericordioso, a parte il fatto che Gesù per noi, per me, è la cosa più aberrante, l'essere più assurdo, allucinante. No, per noi pagani è un criminale. Esatto. Tanto per essere tanto chiaro. Per essere ben chiari, e questo sfido chiunque a smentirmi su questo. E le stragi compiute in nome del cristianesimo fino ad oggi lo comprovano. Al di là di questo, quello che a me mi interessa... Un attimo. Sì, beh, appunto, quello che torno a ripetere, si possono inventare qualsiasi cosa nella propaganda, nella falsità. Perché pur di sottomettere qualcuno, io può benissimo utilizzare delle tecniche di dominio. Perciò... Sì, dimmi Anna. Senta, io ho sentito ancora Marco e sento il suo conflitto che ha. Sì? Io volevo dire, consigliarle di adoperare la sua coscienza e la sua morale, non quello che le dicono i preti, ma non perché sia contro i preti, assolutamente. Ma come si può pensare che si commetta qualche cosa, e ci siamo cascati tutti, non è che voglio dare... si commette qualche cosa che non va, qualche cosa che a noi sta sulla coscienza, e dopo andarsi a confessare e pensare che tutto si è perdonato da un uomo, non da Dio, da un uomo. Io le consiglierei di rifarsi, e i 10 comandamenti sono molto importanti. Ah, ma sono orribili però, No. Mettiti in ginocchio, se no ti ammazzo. Se ti metti in ginocchio, ti ammazzo. No. Anche perché no, se ho libertà... Davvero? Di poter osservare oppure no. Davvero? Sì. Tu sai qual era la pena per chi non li osservava? Ma guardi, dobbiamo maturare. È sempre lì, si ascolta gli altri, hai capito? Io non so se Marco sia d'accordo con me, cioè vorrei sentire una sua risposta, ma guardi, veramente. Comunque va bene, prego, aggiungerlo. Sì, no, ma il discorso che noi facciamo, e questo è fondamentalmente, perché noi dobbiamo rifarci a qualcosa di inventato che non è inutile? Cioè, noi abbiamo noi stessi, perché dobbiamo avere qualcosa che ci viene a dominare, che ci viene a imporre? Io non dico dovete obbedire a delle leggi, non dovete obbedire a dei regolamenti, io dico voi dovete essere liberi. Bene, voi avete la capacità di decidere le cose, voi avete la capacità di scegliere, e di conseguenza questo potere, perché voi dovete delegarlo agli altri? E perché le vostre potenzialità, le vostre necessità le dovete sottoporre a un Dio assurdo? Cioè, nel senso, io non vi dico voi dovete essere pagani, voi dico dovete essere voi stessi, voi dovete essere liberi e dovete disporre della vostra libertà, delle vostre necessità. Voi avete un mondo che vi ci circonda. Questo mondo, io non vi dico che è bello o brutto, sono persone che vivono in situazioni tremende, però la loro forza sta nel vivere, nel cercare di superarle, ma non hanno bisogno di sottomettersi a un Dio. Scusa, sì, no, di pure. Quello che voglio dire io dei 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono un'aberrazione. E perché per me sono un'aberrazione? Perché è il più forte che parla al più debole, gli dice al più debole: mettiti in ginocchio, onora questo, fai questo, devi fare quest'altro. È solo un'aberrazione, non solo per i 10 comandamenti in se stessi, sono un'aberrazione anche per il modo con cui vengono imposti. E guarda caso, nell'antichità, a quei tempi, l'opposizione, l'opposto dei 10 comandamenti è il codice di Hammurabi, dove il codice di Hammurabi viene fatto da Hammurabi, e a parte tutta quanta la tiritera iniziale, affinché il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte. Cioè, questo era il concetto fondamentale del codice di Hammurabi. A differenza dei 10 comandamenti, è per costringere il più debole a essere sottomesso al più forte. Che poi il più forte fosse Dio, fosse il padre e la madre, fosse il padrone che possedeva, fosse qualunque cosa, questo non ha importanza. I 10 comandamenti impongono al più debole la sottomissione. Non dicono Dio non deve uccidere. Non dicono il delegato di Dio non deve uccidere, ma dicono il più debole non deve uccidere Dio, il più debole non deve uccidere il delegato di Dio.
Questa è l'aberrazione, l'infamia dei 10 comandamenti. Perché una legge è tale nella misura in cui salvaguardia il più debole rispetto al più forte. Non perché costringe il più forte a essere umiliato, a strisciare. Questa è aberrazione. Questa è la cosa più infame che dice. Questo porta alla costruzione dei campi di sterminio. Questo porta ai lager della madre Teresa di Calcutta. Perché? Perché il più debole che muore disperato per strada, gli altri non devono vederlo che sta morendo disperato per strada, non deve turbare le coscienze, che continuino a costruire la miseria, perché nella miseria si viene costruito il cristianesimo. Sì, beh, d'altronde il monoteismo nasconde la verità, nasconde il mondo, nasconde le persone, di conseguenza loro la cosa più facile è falsificare e nascondere tutto. E difatti questo proprio rientra nella loro tecnica. Mi combinavano le monache da piccola. Dimmi. Io sono stata in orfanotrofio. Mamma mia. E siccome non sapevo rispondere alle risposte del catechismo, sì? Perché sai che è un obbligo, certo. Allora era un obbligo, adesso non lo so, sai cosa? Per castigo, sì? Mi mettevano sul gradino e, lì della scuola, sì? La suora seduta in una seggiola, sì? E l'ora di ricreazione dovevo schiacciarle l'alluce della suora. Sì. E dovevo schiacciarlo bene, forte, forte. E lei quasi quasi mi sembrava che godesse. E fallo più forte. E io giù, schiacciarlo sempre più forte. E avanti sempre più forte. E guai se non glielo schiacciavo forte, sai, questo alluce, di questa brutta suora che me la ricordo, aveva due occhi piccolini, quasi non si vedevano da quanto, guarda, una cosa che non ti dico. Immagino orribile ancora impressa. Sì, ecco, e non rispondevo mai alle risposte del catechismo. Sì. Chiedevo sempre, ma Dio, da dove viene suora? Ho sentito una signora ieri sera che anche un nipotino ancora oggi si fermano a queste domande. Sì, sì, sì. Io ne ho quasi 60, sì? E me la chiedo ancora, nessuno mi risponde su questa domanda. Non so se è perché è così stupida. Sì. Perché lascia interdetti, no? Io arrivo dalla finestra, arrivo dal cammino proprio a Natale. E forse mi risponderà uno che non si prete, perché mica chiedevo le suore, le spose, loro si definivano sempre spose di Cristo. Spose di Cristo, Perché? Perché suora? Perché gli uomini mi fanno schifo, mi esatto, dicevano. Perché la perversione ha una sua valenza. E siccome che io ero ribelle, quasi quasi mi cacciavano e non so dove mi ficcavano. Sì. E allora, poi, quando sono cresciuta e sono diventata quasi grande, sì, diciottenne, volevano che io insegnassi dottrina. Ma come, suora? Che non ho mai saputo. E loro non avevano altre, allora la più ribelle doveva insegnare la dottrina. Infatti, così conquistavano il mangiapreti, il ribelle, certo. Che facessi suora. Sì, così avevano. Io rispondevo, ma come suora? Devo farmi suora che mi dicete tutte quante, mi dite che sono, scusa perché parlo in italiano, sono neanche buona. Mi dite che sono una ribelle. Era la loro grande vittoria, no? Umiliare le ribelle. Io non mi sento degna, sa, perché sono. Sono troppo ribelle per essere la sposa di Cristo. E avanti, caro. Scusa, non sono mia in diretta, vero? Sì, sì, tu sei in diretta, cara amica mia. Sì. Dai, tanto. Ma tanto non abbiamo ancora detto il tuo nome. Non abbiamo mica detto il tuo nome. Ciao Sandra. No. Adesso vado avanti io qui a Fanatrofi. Ciao, grazie. Io rispondo a me, sì? Sì, certo. Tu rispondi. Sì, beh, ricordo sempre che vuole intervenire, può telefonare allo 049 700 700. Allora, Dio è una grandissima cazzata, è un'invenzione per menti deboli, per disgraziati, che si compiacciono nell'umiliare le persone che non si possono difendere. E gli asili nido, gli orfanotrofi, sono sempre stati dei lager, dei sistemi per umiliare le persone più deboli. Certamente venivano presi per strada, bambini abbandonati, e venivano umiliati, venivano distrutti, il loro futuro veniva annientato, esattamente come fa la madre Teresa di Calcutta. Purtroppo lo Stato non si è mai preso cura di questo, perché ha sempre delegato questo ai cattolici. I cattolici sono bravissimi a umiliare i bambini che non si sanno difendere. Sì, difatti, ma tornando anche sul discorso, ad esempio, dei comandamenti, qualcuno dice che sono un riferimento importante.
non è assolutamente vero. Cioè, già il fatto stesso che i monoteisti dicano che c'è un unico Dio, che c'è un'unica Chiesa, che ci sono 10 comandamenti, significa appunto la possibilità di fare cosa? Di poter valutare e numerare le cose, cioè nel senso che io introduco una religione che dice queste sono le cose che tu puoi fare, benissimo, c'è qualcuno che poi le deve applicare, cioè il fatto che se non siano comandamenti e non consigli già è già indicativo dello stesso nome, nel senso che bisogno ho io ad esempio di avere qualcosa che mi venga comandato e che non sento che non è mio, cioè io posso vivere, se noi viviamo in una società diciamo alla pari, uno può dare un consiglio o dare un'opinione all'altro, ma non può imporla. Nel fatto in cui, nel momento in cui andiamo a comandare qualcosa, esiste un potere di sottomissione. Allora, a questo punto significa che tu puoi creare una gerarchia per sottomettere le persone. Logicamente questa sottomissione è più grave perché, ad esempio, se noi creiamo una dittatura, c'è la gente che si può ribellare. Se noi creiamo una dittatura di tipo spirituale, come fanno il monoteismo, come fa il cristianesimo, l'islam, l'ebraismo, è più difficile sottomettersi, perché questo viene a toccare non tanto i corpi, lo farà anche dopo con l'inquisizione, lo farà dopo con le persecuzioni, con l'uccisione, ma viene a toccare la possibilità delle persone di concepire la realtà, di vivere la realtà. E questo diventa proprio fondamentale come strumento di potere. Cioè il fatto stesso, appunto, come dicevo, di numerare le cose, significa che qualcuno che deve valutare se queste cose vengono applicate ti può benissimo limitare qualsiasi cosa. Cioè uno può imporre una regola di un certo tipo. Che bisogno c'è di un comandamento quando il mondo che mi circonda non ha comandamenti? Quando, ad esempio, la vita che mi ci circonda non ha bisogno di numerare, ad esempio, che senso ha che, ad esempio, noi andiamo a numerare, ad esempio, le specie botaniche quando ce ne sono tantissime che neanche conosciamo? Che bisogno ho di sapere, ad esempio, di quanti fiori ci sono nel mio giardino? Cioè, non ha senso. Cioè, la vita dà una dimostrazione di questo, cioè, nel senso che non c'è bisogno di poter di valutare le cose. E la vita dà la dimostrazione che ci dobbiamo liberare da ogni sottomissione, e la sottomissione peggiore è la sottomissione, appunto, che dà il monoteismo. Il paganesimo non è una forma di religione, è una forma di religiosità, cioè significa che dà alle persone la possibilità, gli strumenti di essere se stessi e di poter vivere nel mondo senza avere il bisogno di sottomettersi. Cioè, non esiste ad esempio un sacerdozio di tipo pagano, e anche chi si reputa che fa i riti li fa sempre in coesione con gli altri e vivendo con gli altri. Scusa Francesco se ti interrompo sempre, ricordiamoci che per il cristianesimo le persone sono solo bestiame da sacrificare al loro Dio. Chiaramente detto in questi termini stona, cioè nessuno l'ha mai pensato in questi termini, però le piccole azioni che vengono fatte dai cristiani è quello di umiliare i più deboli possibile, specialmente i bambini, specialmente le persone che stanno per morire per strada. Sì, proprio la tecnica proprio del monoteismo è quella di dare dominazione, cioè di porre dei limiti, di porre dei confini, di poter circondare le persone e sempre dopo di andarle a poter controllare. Non per nulla, ad esempio, noi abbiamo, per esempio, il cristianesimo usa il termine, ad esempio, di pastore del gregge, proprio perché questo è il fine. Cioè, nel gregge il pastore è il dominatore assoluto, cioè nel senso che può fare qualsiasi cosa. Ma il fine del gregge sono quelli di essere tosate, di portargli via appunto la lana, e il fine delle pecore è quello di essere macellate, di essere mangiate appunto dal pastore. Il fatto stesso che sempre loro vadano ad attribuire sempre alla Chiesa. Volevo sapere se potevi dare una spiegazione. Sì. Di Maria Teresa di Calcutta. Insomma, cosa fa, cosa... Sì. Non lo so, ho sempre saputo a televisione che questa povera santa debole vecchia. Sì, però mi la legge anche tra i filetti dei giornali, capisci? Cioè praticamente lei non ha. Ti rispondo per radio o direttamente? No, metto giù, ok, tutti quanti. D'accordo, ciao. Rispondiamo un attimo Bruno, scusa sì. Francesco. No. Niente, Madre Teresa di Calcutta cos'è che ha fatto? Inizialmente è andata per aiutare i poveracci che stavano a morire per strada. Lei ha costruito, fra virgolette, degli ospedali che in realtà non sono altro che dei lager dove immagazzinare la gente prima che muoia. Cioè la gente non viene curata, la gente viene in pratica lasciata a morire. E questo, ne esistono delle denunce precise da parte dei medici inglesi. Cioè praticamente cosa che ha fatto? Lei ha tentato di togliere alla vista della gente, della popolazione, chi stava male, chi stava crepando, chi aveva delle brutte malattie, ma non li cura. Lì immagazzina in modo che aspettino di morire. Questa opera è stata passata attraverso la propaganda cattolica come opera meritoria. Cioè praticamente lei aiuta gli ammalati, ma li aiuta solo a crepare. Cioè non aiuta a cambiare la situazione del paese,
affinché le condizioni orribili del paese vengano a modificare. Non aiuta le condizioni del paese affinché l'assistenza sociale aumenta. Non aiuta a cambiare la situazione. Semplicemente non fa altro che immagazzinare i moribondi in modo che non muoiano alla vista delle persone che li vedono. Questo per me è un lager, esattamente come erano i lager nazisti. Non è importante se ha le camere a gas o se aspetta semplicemente che muoiano. Per me questi sono lager. Dopodiché io dico, se la gente muore davanti a chi li vede, le persone che li vedono morire possono avere la coscienza scossa e possono cercare di cambiare la situazione. Se invece lei immagazzina le persone, la miseria continua a riprodursi. E questa gente che lei immagazzina sono uno strumento per esercitare potere all'interno del sistema sociale. Per cui cosa fa? Avendo questi lager in cui la gente muore, lei ha del potere all'interno dell'India e condiziona le leggi, condiziona i provvedimenti, ha soldi per l'assistenza, praticamente ha potere. E questo qua alla Chiesa Cattolica gli va bene perché è un grimaldello con cui scardinare l'induismo. Per cui è una guerra di religione di cui la Madre Teresa di Calcutta sta agendo. Per questo io considero l'opera della Madre Teresa di Calcutta un'opera aberrante. La reputo alla stessa stregua dei campi di sterminio nazisti. Chiaramente non è la stessa cosa, però dal punto di vista religioso, dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista del divenire degli esseri umani, le cose sono esattamente uguali. Non lo sono dal punto di vista giuridico, chiaramente, perché non è che lei possa venire imputato di strage, però di fatto quello che lei vuole è distruggere il divenire degli esseri umani. Sì, di fatto è una cosa che deve essere considerata, ad esempio il fatto che il governo indiano non è ufficialmente un governo di tipo cattolico. Marco, ciao Marco. Sì, un momento solo e poi ritorno a quello che stavate dicendo. Sì. Sono d'accordo con quella signora che mi diceva, piacerebbe sentire un'opinione di Marco sul fatto se a un certo punto non si può ridurre tutto questo discorso alla coscienza. Certo, è quello che sto facendo, però la difficoltà è enorme quando devo depurarla da tutto quello che sono stati i condizionamenti. Io sono stato in collegio 5 anni e solo per parlare in studio o per fare qualche cosa, insomma, di stupidaggine, dovevamo subire sempre qualche castigo, quindi saltavamo la merenda e avevamo una fame. Tu almeno come è stata la ragazza? Ma il modo di saltare la merenda non era neanche il fatto fisico di sentire i morsi da fa, era che ti facevano passare insieme a tutti gli altri ragazzi vicino al cestino, no? E non trovavano. E allora il prefetto si metteva lì e guardava, tutti potevano inchinarsi e prendere il pezzo di pane, la mela o il panino della cioccolata che tirava. Ma quando arrivava il tuo turno si cercava di barare qualche volta, no? Erano infallibili, ti pescavano e ti tiravano fuori. Era umiliazione, l'importante era umiliare. Era un condimento, esatto. Poi non potevamo mangiare parlando, sì. Cioè si doveva stare in silenzio e quando ci mandavano fuori il termine dell'ora di refettorio e correvamo così per il cortile, gridavamo come degli ossessi proprio per scaricare tutta la tensione, ma si fa a prendere un bambino a 10 anni, 11 come eravamo noi quel tempo? Esatto. E io mi adeguavo tantissimo perché è un carattere che mi adeguo tantissimo anche se uno mi fa fare le cose sbagliate, finché non capisco che sono cose sbagliate gli vado dietro come una pecora, poi però quando capisco e mi auguro anche di capire, e allora devo cominciare a camminare con le mie gambe, no? Certo. E ho capito che la mia coscienza è incrostata, c'è niente a fare. Io avevo 19 anni e avevo la fidanzata, pensati per dire quelle cose normali, sì, che si fa, insomma. Un giorno mi ricordo, non so, era di sabato sera, così ci siamo trovati con la mia ragazza, poi il giorno dopo mia madre si alza la mattina, viene su un mal di testa, rimetteva un mal di stomaco, bene, io in silenzio collegavo il fatto che magari la sera avevo, non so, allungato una mano con la mia fidanzata, sì, avevo commesso il peccato, il giorno dopo c'era la punizione nella malattia di mia madre. Capite come ti lavano il cervello? Certo. E non è facile, ve lo giuro, non è facile. Io mi sono rovinato 4 anni di fidanzamento per mantenere sicuro e pulito per arrivare al matrimonio. Poi certo. A un certo punto non ce l'ho più fatta e per fortuna la mia fidanzata, che adesso è mia moglie, insomma, a un certo punto ci rideva certo. Anche su, no? Ecco, per dire, poi una cosa voglio dire, di Madre Teresa di Calcutta, questa la voglio dire, io non ho niente contro Madre Teresa di Calcutta, ma ho sentito anch'io qualche cosa che mi ha fatto veramente venire il pelo d'oca. Cioè, un giorno, intanto non è almeno uno che ha parlato di Madre Teresa di Calcutta, ha detto che conosce bene la situazione, ha detto che non è amata in India.
Non è amata Madre Teresa di Calcutta, e la responsabilità di quello che ha affermato gliela lascio tutta. Comunque ho una cassetta, una registrazione, potrei far sentire quello che dico. Mi porto solo quello che ho sentito. Poi questo signore l'ha intervistata anche quella volta che Bhopal è successo, che è scoppiata la fabbrica e lì sono morti, certo, no, come dei topi avvelenati, tutte quelle persone. Allora ha detto: ma vede madre, dice, lei quando è scoppiata questa fabbrica, eccetera, perché è della Bhopal, è la, una multinazionale americana, no? Ha detto: ma lei avrebbe dovuto, in coscienza, visto che anche è un personaggio, è una persona che ha una certa influenza nel governo, avere protestato per queste cose, ma lei non si è messa contro la multinazionale, l'ha fatto in sostanza, l'ha fatto apposta, c'è un disegno. Allora lei gli ha risposto, gli ha detto: io sono corsa a curare questi poveri perché in loro voglio curare, ho visto Gesù Cristo sofferente. Questa è stata la risposta, e questa è una risposta che inchioda Madre Teresa di Calcutta, ma la inchioda di brutto, secondo me. Perché se questo è vero, e se questo che ha detto lei è vero, è giusto il tuo discorso, lei dovrebbe dovrebbe darsi da fare per rimuovere le cause che portano alla povertà le persone, a morire di chimica. Ma lei è cristiana, non pagana. Ecco, non lo so, allora ho cominciato a capire anche, vedi, faccio sempre dei piccoli passi no, in queste cose, ho cominciato a capire che anche là ci propongono un'immagine di Madre Teresa, ci propongono quello che vogliono farci vedere di Madre Teresa. Esatto. Ma purtroppo, vedi, basta grattare un po' con l'unghia e viene fuori che sotto c'è un'altra realtà. Esatto. E allora è questo che mi mette in crisi continuamente. Tutto qua. Saluto, ciao. Ciao, ciao Marco. Sì, beh, difatti bisogna ammettere che ad esempio i monoteisti hanno un'ottima propaganda, cioè anche quello che può essere negativo, che è negativo, riescono a camuffarlo, cioè basta vedere ad esempio quanti santi vanno a creare, che poi erano di persecutori di pagani, hanno fatto strage, hanno annientato popolazioni, eppure passano per essere dei santi, per delle gente. Sono Grazia. Ciao Grazia. Ciao. Pronto ragazzi? Sì, dimmi. Salve, sono Grazia di Vicenza, posso intervenire? Certo. Ecco, niente, volevo dire il mio parere. Dio. E su quello che sto sentendo su Madre Teresa di Calcutta dovremmo mettersi d'accordo, cioè perché lei fa un'opera missionaria, al di là dopo come la usino gli altri politicamente, però lei fa quello che dovrebbero fare i missionari, che dovrebbero fare i preti qua da noi, cioè prendere le persone, dare conforto dove possono e stare con Cristo, questa è la loro cosa. No. Cioè, non dovrebbero essere impregnati di politica, dovrebbero anche il Vaticano però dovrebbe essere come Madre Teresa di Calcutta, mi capisci? Cioè, cercate di capire cosa intendi. No, questi discorsi che tu stai facendo sono molto strani a noi, comunque tu falli tranquillamente. No, io li faccio nel senso di dire, la connessione che c'è tra politica vaticana, cioè... Il Vaticano cos'è? Non è altro che una multinazionale che si è fatta più grande del mondo creando e usando il nome di Gesù Cristo. Naturalmente in giro ha tutte le sue pedine messe nel posto giusto, è come una ragnatela che porta l'acqua a quel molino. Secondo me sei fuori argomento. Posso dirti una cosa? Cioè, il Vaticano non è negativo e Cristo è positivo. Cristo è negativo, di conseguenza il Vaticano è negativo. Cioè perché non ti capisco. Allora ti spiego, per noi non è che il Vaticano sia negativo e Cristo positivo, per noi è negativo Cristo, di conseguenza è negativo il Vaticano. Cioè è l'insegnamento di Gesù di Nazareth o di Dio o della Bibbia che è negativo, che è crudele e che incita a quei comportamenti. Per cui il Vaticano non fa altro che obbedire agli insegnamenti del suo profeta. No. Cioè, non so se sia chiaro il concetto. Allora fermo un attimo. Sì. Allora bisognerebbe tornare indietro un po' di più e vedere che Gesù Cristo l'hanno inventato dopo Dio. Guarda che noi già 6 mesi che stiamo parlando, e io certo la prima punto, volta io la noi da 6 mesi a un certo punto, prima di parlare di paganesimo, ci stavano dando degli anticlericali, perché abbiamo fatto un'analisi di quello che è Gesù di Nazareth, quello che è il Dio dei Vangeli, il Dio della Bibbia. Mi scuso, volevo dire un mio parere, cioè mi scuso solo per non avervi no ma scherzo, tu dici, no, volevo precisare, tu dici il tuo parere, però girato, io
avevo girato in questo preciso momento, vi ho ascoltato per un po', ho sentito l'intervento e ho detto il mio parere. Certo, scusa, posso precisare una cosa? Sì. Questa qua è la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ah, ho capito. Invece, cioè noi parliamo dal punto di vista della magia, della stregoneria, ecco, e del paganesimo. E invece io parlavo dal punto di vista di quello che dovrebbe essere in questo Cristo che ci hanno messo dentro, cioè nel senso che ci hanno battezzati quando ancora eravamo incoscienti e ce l'hanno imposto dentro, certo. Non ce lo possiamo più tirare. No, ce lo possiamo e ce lo dobbiamo. Noi stiamo parlando, tu seguici, vedrai che un po' alla volta ti diamo gli elementi. Non lo puoi tirare via se abbracci un'altra religione. No, assolutamente. Non puoi toglierti di dentro praticamente di parte che tu sei battezzato. Questa è una violenza. Cioè, il fatto che loro hanno fatto una violenza a un bambino non significa che il bambino sia sottoposto a violenza. Fermo. Allora, se dovesse esserci, c'è stata la strage degli ebrei? No, perché è stata una lotta tra religioni, diciamo, no? E c'è stata la strage degli ebrei. Se venisse una strage quale strage parli? Di quale strage parli? Ma Dio Cristo, Hitler cosa fa? Ah, no, perfetto, parli di quello di Hitler, d'accordo, gli hanno fatti strage. Ah no, però ricorda che non solo ebrei, anche zingari, anche omosessuali, anche testimoni di Geova e anche comunisti. Certo, ma non vorrei divagare più di tanto, vorrei restare possibilmente in qualcosa di concreto. Allora, se oggi come oggi venisse una strage di cristianesimo, di cristiani, io ci cadrei dentro, pur odiando il cristianesimo. No, ma non può avvenire, perché a fare le stragi sono solo i cristiani e i musulmani, cioè le religioni monoteiste. I cristiani possono ammazzarsi fra di loro, oppure possono ammazzare i pagani, ma non esiste il contrario. Ma pienamente d'accordo con te su questo, ti ho fatto un'ipotesi. Che io oggi potrei essere una dei tanti ebrei che sono morti, che magari detestavano ciò che le avevano imposto d'essere. Io ho sulle mie spalle un qualcosa che non ho mai voluto. Beh, e allora te ne li puoi liberare? Cosa è questo? Non è vero! Puoi buttarlo via, scherziamo! Prova a farlo. Ma io l'ho già fatto, ma a parte l'ho fatto da mo', insomma. Comunque noi stiamo parlando... sei padovano? No, io sono di Marghera. Ecco, sei praticamente veneziano, no? Sì. Ecco, tu vai a vedare. Ma io sono tante cose, io sono figlio del mondo. Cerco di non farmi più dire di dove sono io. Ecco, tutti siamo cittadini del mondo. Tu prova a andare a vedere nel tuo comune, scusami se ti ho fatto dire di dove sei. No, ma non mi interessava niente, era solo per dirti. Io do il mio indirizzo, Ecco, prova a andare a vedere nel tuo comune d'origine se tu sei ateo. Io sono ateo. Ma no, tu sei cristiano. No. Vabbè. Sta attenta. Le cose. D'accordo. Sono interurbato. Va bene, ciao. Sarebbe bello continuare. Vabbè, il prossimo giovedì siamo ancora in trasmissione. Va bene, allora prima di... Allora 15 siamo qua. Perfetto. Ciao intanto. Ciao. Amica mia, senti un po'. Io capisco il tuo punto di vista, il fatto che noi siamo registrati in un documento vaticano, ma sono fatti loro, sono cose che ci impongono dall'alto. Sì, beh, il fatto che noi siamo inseriti in un elenco non significa che noi siamo obbligati a partecipare a questo, anche perché la cosa è stata fatta contro la nostra volontà e di conseguenza come ci hanno appunto battezzato, certo. È stata una violenza loro. Aspetta, dimmi. Pronto? Dimmi. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Luisa. Dimmi, Luisa. Niente, dunque, l'uomo è in ginocchio secondo voi altri, cioè la religione conduce l'uomo in ginocchio? Le monoteiste sì. Le monoteiste sì. Ma voi altri vedete un mondo cattolico, musulmano, in ginocchio? Sì, ma infatti. È in ginocchio. Specialmente per le persone più deboli, vengono messe in ginocchio, vengono stuprate, poi vengono distrutte, vengono umiliate. Vengono annientate. Non riesco a vedere un uomo in ginocchio. Bene. Io vedo super uomini dappertutto. Benissimo. Infatti tutti gli uomini che si ritengono Dio, a immagine e somiglianza del macellaio di Sodoma e Gomorra. Allora, non che sia proprio, ho capito. Se benissimo. Fuori fatto. Perfetto. Siamo d'accordo? E allora, dobbiamo partire ridimensionati? No. Io, il macellaio di Sodoma e Gomorra ha fatto delle stragi che non doveva fare. Non esiste come, però è stato usato come immagine per umiliare la gente. Io sto gioco non gioco. Quando la religione cattolica dirà che il macellaio di Sodoma e Gomorra non appartiene alla sua religione, che la Bibbia è una truffa, allora potremo discutere. Dopo tutto il resto attorno a noi ci sono tanti piccoli uomini che si credono tanto in macellaio di Sodoma e Gomorra. Cominciare?
dal prendere in considerazione la morte e accettarla per quello che è. No, sarebbe questo. No, io la morte voglio per noi la morte, per noi la morte. Per me la morte non esiste. No, per noi e invece no, amica mia. Io vivo fuori dal mondo, dal mio mondo, io ci vivo fuori. Va bene. Cattolica, cristiana, quello che vuoi. Cioè io sono fuori dal mio mondo. Va bene. Io non accetto la morte che avevo. Io no, invece la morte è il mio sogno, è il mio desiderio, è quello per cui lavoro. La morte esiste. Da quando io sono nato lavoro solo per morire. È una cosa che non considerare. E in questo lasco di tempo finché morì, come costruisco il mio corpo luminoso? Costruisce il suo corpo, certo, luminoso. Alla faccia del macellaio di Sodoma e Gomorra. Però non è il macellaio. No, il macellaio sta tentando di fermarmi per mangiarmi. E io invece mangerò dall'albero della vita eterna. Sempre un macellaio. No? Quindi lei ha bisogno di un macellaio? No, assolutamente. Il macellaio è che se l'eterno giuro sempre. Va bene, ci sentiamo giovedì prossimo. Devo andare giù perché c'è Mario. Grazie. Scusami, ciao. Ciao. Non prendiamo più telefonate perché qui c'è Mario. Diamo i nostri indirizzi. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia, e Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, se volete bollettini, se volete saperne qualcosa, sì, informazioni, di più di noi, biografie, informazioni, qualsiasi cosa. C'è indirizzo postale di Istituto Mediterraneo Studi tutto Politeisti. Gratuito, tutto gratuito. Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Sì. E io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, per cui se qualcuno vuole bestemmiarmi addosso, sa benissimo dove trovarmi, insomma, non c'è nessunissimo problema. Noi pensavamo ad esempio che... Anche se non ci sarò più in questi giorni, perché in questi giorni partirò per San Marino a andare a scannarmi con quelli che parlano della... essenza di premorte. Sì, noi pensavamo che Mario fosse morto, invece è risorto e siamo contenti che sia tornato. È qua con noi. Bene. Vi ringraziamo. Sentirci al prossimo giovedì prossimo con Magia, Stregoneria, Paganesimo a Radio Gamma 5 94 FM. Arrivederci a tutti e a giovedì prossimo. Ciao, salve a tutti.